Valentina Rania è qui in tribuna stampa e gli diamo il premio Limone Gioielli per te. Oggi è festa doppia perché fa il compleanno e sei stata anche premiata come migliore in campo. Mentre vediamo di fargli arrivare le cuffie, ecco che arrivano anche le cuffie, così sentirai anche tu. Ci siamo a posto. Valentina, dicevamo, oggi festeggi il compleanno, migliore in campo, premio Limone Gioielli, insomma una serata perfetta per te. Direi di sì, dai, insomma non c'era modo migliore di festeggiare questo compleanno. Sono contenta, anche se abbiamo un po' faticato, infatti ero un po' preoccupata, però vabbè, ci può anche stare in queste partite qui. Cala un po' la tensione, è normale, l'importante è aver fatto i 3 punti. Ora c'è la pausa, grazie a Dio, e ci rivediamo dopo Pasqua. E infatti commentava Carmelo Cannata insieme a me nell'ultimo set in Rania contro Bari, perché alla fine hai fatto dei punti, degli interventi sia in recupero difensivi che con delle chiusure offensive veramente di altissimo livello. Con delle chiusure hai fatto un punto lì vicino all'incrocio dei pali, diciamolo con un cerco calcistico, insomma una Valentina Rania in grande spolvero. Grazie, no, in realtà ci stiamo allenando, Nino insiste un po' su questa palla che è un po' che non la si gioca questo colpo qui, quindi oggi ho cercato di provarlo e niente, insomma dai, come me siamo state tutte brave, dai, oggi insomma la partita non doveva essere difficile, in alcuni momenti lo è stata, abbiamo comunque fatto degli errori che non dovrebbero esserci, però fa parte del gioco, fa parte della squadra, a volte non essere perfetti. L'importante sono i 3 punti. Infatti dicevamo questo in chiusura nel commento, adesso non importa più né giocare bene né giocare male, né vincere come, quando, 40-38, bisogna vincerle tutte se si vuole sperare ancora in qualcosa di positivo, cioè di bello, in qualche risultato, anche perché altrimenti sarà molto difficile, guardando con realtà la classifica. Sì, perché è una classifica corta, noi non possiamo guardare gli altri, noi dobbiamo guardare a noi, giocare ogni partita e cercare di vincerla. Purtroppo abbiamo sprecato punti in giro, però del passato è inutile stare neanche a parlarne, quindi abbiamo fatto dei gran miglioramenti, siamo caduti ogni tanto, ma fa parte del gioco. Adesso si va partita per partita e si prova a vincerle, poi alla fine sarà insomma la classifica, ci sono anche le altre d'altronde che giocano. Ti ringraziamo, vuoi salutare qualcuno? Ah certo, saluto la mia mamma che è a casa che mi guarda e mi manchi mamma ovviamente in questa giornata. E ringrazio Federica, se la ringrazio così poi glielo faccio sentire che è venuta oggi anche per me o soprattutto per me, d'altronde io e Fede abbiamo un rapporto che si sa, è qualcosa di speciale. E un ringraziamento a tutti gli Eagles che sono sempre strepitosi e a tutti voi come sempre.